io vorrei cullare i desideri. Kili, tu sei una cantante che ha sempre questo bel sorriso, sei sempre positiva. Nel 2015 hai iniziato a lavorare in maniera importante perché The Voice ti ha dato questa grande esposizione, però quello è anche un anno particolare perché hai scoperto di avere una malattia degenerativa di cui oggi vuoi parlare. Sì, un mese prima di entrare a The Voice ho scoperto una malattia di cui non avevo minimamente idea, che si chiama endometriosi. E l'endometriosi è appunto, come hai detto tu, una malattia cronica, complessa, che può essere anche degenerativa, invalidante, e praticamente consiste nella presenza di tessuto di endometrio, che è un tessuto che riveste la cavità interna dell'utero di una donna, al di fuori di dove dovrebbe trovarsi, quindi al di fuori dell'utero, vuol dire che qualcosa non va. E questo ti provoca che cosa? E il problema è che l'endometriosi, quindi la malattia, funziona allo stesso modo dell'endometrio normale, quindi risponde agli stessi stimoli. Il problema è che, a differenza dell'endometrio quello sano, non può fuoriuscire dal corpo come succede in età fertile della donna ogni mese, e quindi crea lacerazioni, infiammazioni. È un periodo in cui la mia malattia in questo momento è un po' peggiorata, quindi mi ha dato un po' la spinta anche a volerne parlare e a cercare di dare voce a quella che spesso viene definita una malattia silenziosa. Senti che musica, con il mondo sul comò, ora ti sorriderò. È una malattia un po' subdola, nel senso che si presenta con dei sintomi. Il più delle volte il sintomo principale è il dolore non solo durante la mestruazione ma anche tra una mestruazione e l'altra, dolore anche all'intestino, all'evacuazione, sanguinamenti, emorragie, difficoltà a concepire, aborti, quindi poi comportano, tu capisci, anche tutta un'altra serie di problematiche come problematiche psicologiche. Mi ha colpito il fatto che hai detto: voglio parlarne perché voglio abbattere un tabù. Sì, sì. Perché allora, la definisci un tabù, una malattia? Tutto quello che riguarda un certo ambito della vita della donna, come le mestruazioni, come il sesso, come tutta una serie di problematiche legate alla sessualità, secondo me in Italia hanno ancora un notevole tabù. Mi faceva piacere parlarne perché credo che sia importante, visto proprio che siamo nel mese della prevenzione, lanciare un po' un messaggio innanzitutto a tutte le donne che soffrono di endometriosi, di non vergognarsi, di parlare, di dire: ho una malattia, si chiama endometriosi. E seconda cosa, alzare un po' la voce, perché al mondo siamo 176 milioni di donne che ne soffrono, e è importante che la ricerca si dia da fare. Cioè, vorrei poter guarire, trovare, perché non l'abbiamo detto, ma ad oggi non esiste una cura, perché non si sanno le cause di questa malattia. Grazie Kili e buongiorno mattina. Grazie a voi, buongiorno mattina. Diventano sorrisi.